Possiamo tracciare un bilancio di questa festa dedicata anche quest'anno al vostro santo patrono, San Pio? Sì, allora l'evento è riuscito abbastanza bene, abbiamo avuto una buona risposta come presenza della cittadinanza. Devo dire che per quelle che sono le nostre aspettative è andato tutto bene. I volontari sono rimasti soddisfatti e ringraziamo di nuovo tutta la cittadinanza per essere intervenuta a questo evento. Ci sono ancora molti giovani che decidono di spendere il loro tempo libero per dedicarlo alla città, al bene collettivo. Secondo lei perché? Allora, intanto il volontariato è una cosa che viene dal cuore, quindi ci sono appunto molti giovani che vogliono avvicinarsi al mondo del volontariato, però molto spesso sono un pochettino restii, quindi devono essere spinti anche dalle famiglie, a cui noi proprio chiediamo alle famiglie di spingere i propri figli a venire nelle nostre associazioni e a svolgere volontariato, perché il volontariato non si fa soltanto verso gli altri, ma si fa soprattutto per noi stessi. E poi nel volontariato anche si cresce sia a livello culturale sia a livello umano, si fanno nuove amicizie e poi si acquisiscono anche diverse professionalità nei vari campi che ogni associazione di protezione civile si occupa. Il momento più toccante della serata è senz'altro quello della benedizione dei mezzi. Sì. È stato un piacere assistere a questa messa. Ringrazio tutte le associazioni e ringrazio soprattutto Padre Pio. La protezione civile arriva veramente laddove spesso non possono arrivare tutte le forze dell'ordine, sono veramente una grande forza per il nostro paese. Assolutamente sì, sono onorato di essere stato invitato a questa festa, perché comunque è una festa non solo della protezione civile, ma come dicevo appunto anche nel mio piccolo intervento in chiesa, è una festa, diciamo, della comunità, quindi queste associazioni che collaborano insieme per dare soccorso ma anche per aiutare, insomma, durante le situazioni di emergenza. E devo dire che vedo un clima sereno, un clima di abbastanza di collaborazione, questo è importante, è quello che auspichiamo tutti, insomma, anche per la cittadinanza. Anche a Gela molti volontari decidono di spendere il loro tempo per il bene collettivo. Un contributo che avvertiamo utile, avvertiamo essenziale e senza il quale probabilmente molti servizi non potrebbero essere resi a questa collettività. Quindi un grazie personale, un grazie a nome di tutta l'amministrazione per il lavoro, l'impegno e il sacrificio che quotidianamente mettono questi volontari, questi angeli come anche il prete oggi in chiesa li ha definiti.